Ciao, oggi abbiamo improvvisato questo video per l'urgenza del tema ed è rivolto solo a te che abiti in Friuli Venezia Giulia per questo contributo importante che è uscito nel bando della regione del 40% a fondo perduto che ti dà la regione su impianti fotovoltaici e batterie d'accumulo. E riassumiamo un attimino il bando che abbiamo trovato proprio nel sito della regione Friuli Venezia Giulia, che ti mettiamo il link in descrizione così puoi andarlo a consultare, perché il nostro video sarà abbastanza limitato, ma tutte le informazioni poi, quelle ufficiali, le potrai trovare là, se anche c'è qualche imprecisione su quello che ti sto dicendo. La cosa incredibile di questo bando è che si va a sommare a quello che sono gli altri contributi, ad esempio quello che è il 50% di detrazione fiscale in 10 anni comune. Quindi capisci che il 40% a fondo perduto più il 50% è un'opportunità incredibile. Cosa devi fare per accedere a questo contributo? Allora, siccome le cose sono diverse e anche le ho anch'io appena lette, me le sono appuntate. Allora, intanto il bando lo puoi fare esclusivamente online. Ti iscrivi al sito, fai login al sito del Friuli Venezia Giulia, ci carichi dentro i dati anagrafici come prima cosa, i dati catastali della tua abitazione, la fattura cartacea del lavoro che hai eseguito o che stai per andare a eseguire, la dichiarazione di conformità che ti darà l'azienda che ti fa il lavoro, installatrice, la ricevuta del pagamento del lavoro eseguito e, ultima cosa, una marca da bollo da 16 euro. I massimali sono buoni e quindi si riesce a portare a casa il 40% pieno, secondo noi. Cosa importante, il contributo parte dal 21 febbraio prossimo fino al 15 novembre del 2023. Unica cosa che ti dico è che è un contributo che ha un plafond massimo, e di certo il 15 novembre non ci arriva, anche perché sappiamo bene, anche per vecchi contributi che ci sono stati, che il Friuli risponde molto bene a questo tipo di contributi. È un po' un contributo chi prima arriva meglio alloggia. Di certo che, come hai visto, a differenza di vecchi contributi, il lavoro deve essere eseguito e pagato, quindi diciamo che chi ha voglia di farlo e arriva a finire il lavoro e a pagarlo, molto probabilmente lo porterà a casa. Ti consiglio prima dell'estate, perché la vedo dura arrivare a novembre con ancora il contributo in corso. Se la cosa ti può interessare, compila l'autoanalisi che trovi in descrizione, contattaci e vediamo se ti possiamo essere d'aiuto.